Situato all'angolo tra Piazza Eleonora e Corso Umberto, il Palazzo degli Scolopi è caratterizzato esternamente da una lunga ed alta facciata, in cui sono visibili elementi tipici neoclassici, come le bianche colonne e le lesene addossate alla parete. Il neoclassico ebbe in Sardegna una grande diffusione. L'isola subì l'impatto di questo revival classico per via del suo inserimento nella struttura politica e culturale piemontese che l'amministrò dal 1720 al 1861. Il linguaggio artistico prediligeva, come possiamo notare, l'armonia, la moderazione decorativa e l'utilizzo di elementi di chiara vocazione antica e rinascimentale. Il complesso fu ristrutturato nel XIX secolo ad opera di Fra Antonio Cano, architetto e scultore di origine sassarese, che caratterizzò la facciata del complesso ed intervenne al suo interno nell'ex chiesa di San Vincenzo, oggi sede dell'aula consiliare. Le prime notizie storiche che testimoniano l'esistenza del complesso risalgono al 1535 e sono tratte dai verbali delle riunioni consiliari. Nel 1676 il noto e ricco mercante oristanese Michele Pira decise di far costruire a sue spese un collegio per religiosi, con stipula dell'atto il 20 aprile 1676. Le scuole pie, curate dagli Scolopi, sorsero il 17 luglio 1681 e la fondazione rimase attiva fino al 1866, anno di soppressione degli ordini religiosi. Gli Scolopi, detti anche Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, sono un ordine religioso maschile le cui origini risalgono alle scuole popolari gratuite, fondate da San Giuseppe di Calasanzio a Roma nel 1597. È facile intuire come la denominazione Palazzo degli Scolopi derivi dunque dalla sua antica destinazione d'uso. La scuola occupava originariamente il piano inferiore del convento, attiguo alla chiesa di San Vincenzo, mentre al piano superiore trovavano posto le stanze dei religiosi. Con la soppressione del convento degli Scolopi, l'edificio ed i beni in esso custoditi passarono in mano allo Stato. Al posto del convento fu aperto il Regio Liceo Ginnasio, diviso in 5 classi e frequentato dai giovani studiosi del Campidano. In seguito, nel corso del Novecento, l'edificio fu destinato a sede del Tribunale. Attualmente il Palazzo degli Scolopi è sede dei servizi alla cittadinanza, dell'area economico-finanziaria, del Consiglio e dell'Archivio Storico. L'ingresso della sala consiliare è caratterizzato da un importante portale in arenaria. Nel XIX secolo, l'architetto e scultore di origine sassarese Fra Antonio Cano, che restaurò anche la facciata esterna del Palazzo degli Scolopi, intervenne all'interno della chiesa di San Vincenzo, attuale sala consiliare. Nell'ex chiesa di San Vincenzo, egli modifica radicalmente l'aspetto originario, progettando ed elevando una cupola ellittica sull'aula successivamente demolita. Della preesistente struttura della chiesa, oggi è possibile apprezzare unicamente l'aula con le quattro nicchie ospitanti le monumentali statue degli evangelisti, anch'esse opera del Cano. Le statue, realizzate con malta e inerti, hanno al loro interno un'armatura di metallo che ha la duplice funzione di sostegno e di collegamento della struttura alla muratura retrostante. Infine, un rivestimento di stucco modella ulteriormente le figure. Le statue seguono l'iconografia classica, rappresentando i quattro evangelisti con i loro attributi: San Marco con il leone, San Luca con il toro, San Giovanni con l'aquila e San Matteo con l'angelo. Purtroppo, oggi le statue versano in pessimo stato di conservazione, per via di alcuni interventi demolitori che hanno subito in passato. Infine, è da segnalare il grazioso balcone in ferro battuto, particolare elemento decorativo che si affaccia sulla finestra e permette una visuale completa della sala consiliare dall'alto. L'interno della sala giudicale è caratterizzato da un ampio locale a pianta quadrata, coperto da quattro volte a crociera, i cui archi di separazione convergono in un massiccio pilastro centrale realizzato in blocchi da arenaria a vista. L'illuminazione naturale è garantita dalle grandi aperture che si affacciano sul cortile, al centro del quale è situato il pozzo.
I due grandi dipinti affissi all'interno della sala giudicale sono opera del pittore emiliano Antonio Benini. Descrivono due scene cardine della vita di Eleonora d'Arborea: il matrimonio con Branca Leone Doria e la proclamazione della Carta de Logu. Sulla parete sinistra della sala giudicale possiamo ammirare l'opera Matrimonio di Donna Eleonora del 1875. Sulla parete centrale, dinanzi all'ingresso della sala, troviamo invece l'opera dal titolo Proclamazione della Carta de Logu del 1903. Nella parete antistante il dipinto appena citato è collocata la corona in bronzo che le donne veneziane donarono nel 1884 al comune di Oristano in onore di Eleonora d'Arborea. La realizzazione dei quadri e la donazione della corona si inseriscono nell'ambito delle manifestazioni che alla fine del 1800 si sono svolte in città e che hanno avuto come culmine l'inaugurazione al monumento di Eleonora d'Arborea, collocato al centro della piazza che prende il suo nome.